Mi riferivo ovviamente alle stupidità sui balconi, perché guarda che c'è in giro veramente troppa gente che alleggerisce ogni giorno il clima, e qui siamo in un momento in cui l'alleggerimento non funziona più. Non funziona più, può funzionare certo. singolarmente per qualcuno che non sopporta questa visione del futuro, dobbiamo stare troppo a casa, ma io penso che sia molto più doloroso perdere un padre, una madre, un fratello, un amico, piuttosto che aspettare a casa che tutto questo finisca prima possibile, perché ho ricevuto anche delle critiche, ah, ma cantare esorcizza. Ma io penso, allora a Bergamo dovrebbero fare un carnevale. Sì, fare un festival di Bergamo, certo. A Bergamo e tutti i paesi limitrofi, in Lombardia in generale, dovrebbero fare un carnevale se dovessero esorcizzare il dolore continuo di ogni minuto della loro vita. Questo dico, cioè dobbiamo inasprire i toni, li dobbiamo inasprire noi stessi, non dobbiamo aspettare che il governo inasprisca qualcosa e diventi veramente poi una vita molto dura. Ma più che ai balconi, Massimo, io mi rivolgevo anche agli artisti che in questo momento e fino a questo momento stanno facendo un lavoro bellissimo, stanno donando alle persone la loro massima espressione di intrattenimento, di gioia, di canto, sì, di tutto quello che c'è. Bene, anche a loro io chiedo di abbassarli un po' i toni, per rispetto alle famiglie che stanno morendo. A me da piccolo mi insegnavano che quando c'era un funerale in paese bisognava abbassare le sare cinesche e stare in silenzio, e proprio per quanto riguarda la musica e quindi l'allegria, assolutamente no, nel rispetto di quelle persone. Io non ricordo, non ho memoria di un funerale e di persone che dovevano esorcizzare quella giornata di tristezza. Sì. Era una giornata di rispetto generale, chiunque esso fosse il defunto di quella giornata. Detto questo, mi riferivo e dico ai grandi artisti che in questo momento stanno facendo un lavoro di grande impatto emotivo, positivo, che forse è il momento che anche loro facciano notare un attimo di silenzio, dici, almeno sì, su questo. Un attimo di silenzio, perché mi sembra che si stia facendo veramente anche un palinsesto, stia diventando tutto un po' troppo uno show, follower che aumentano. Hai ragione, perfettamente. La gara sembra una gara che ha l'ospite più introvabile. Domani è con noi, ok, tutto questo vuol dire intrattenere per paura di non far crollare le persone nella depressione, ci sto, ma io ho una chiara convinzione che tutto questo possa diventare in un attimo anche qualcos'altro, possa diventare proprio anche un lavoro, non so come spiegare. Comunque è una banalizzazione di un dramma che, allora, forse in questo momento andrebbe. Ma ne hai parlato con tuo fratello Rosario, però, perché anche lui. Sì, certo. E che dice parlato. Rosario? Allora, Rosario ieri sera ha postato, ad esempio, ho visto che ha postato una foto con persone ancora in giro dicendo su Twitter: beh, ci meritiamo il coprifuoco. Ecco, un personaggio come Rosario, come Lorenzo, questi grandi personaggi del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento si facessero vedere con un tono molto più preoccupato, io sono convinto che la gente direbbe: hai ragione perfettamente. Allora qui la cosa è seria. Finché vediamo loro rilassati, ci sarà sempre qualcuno che prenderà ispirazione da quel rilassamento generale sui social e dirà: ma in fondo poi non è così grave, io me ne esco un attimo Me vado a fare una corsetta. Certo. Se io vedessi Checco Zalone spaventato da questa situazione, io mi spaventerei più di quanto potesse dirmelo il Presidente della Repubblica. Hai perfettamente ragione. Se io, da un uomo che ha sempre venduto di sé allegria, per una volta lo vedessi spaventato, io mi preoccuperei sul serio. Quindi chiedo a questi grandi artisti: fatevi vedere per come siete veramente, perché io lo so che sono spaventati quanto noi e più di noi. Fate vedere la vostra paura. Finché non si vede la loro paura, qualcuno crederà che le cose non siano così gravi.